L'Abruzzo ospiterà nel mese di settembre del prossimo anno il Festival Nazionale dei Borghi Più Belli d'Italia, edizione che la nostra regione ritrova a distanza di 9 anni. Abateggio e Caramanico Terme saranno il cuore della manifestazione, mentre Navelli rappresenterà la regione Abruzzo nella 9ª edizione del concorso filmato Kilimangiaro. L'obiettivo nostro è di portare in Abruzzo 50.000 presenze e lo possiamo fare senza difficoltà perché in Lombardia erano presenti soltanto 20 stand, invece in Abruzzo andremo a pianificare, e questo accadrà maggiormente nella realtà di Caramanico Terme, circa 300 stand che dovranno appunto ospitare i sindaci dei borghi certificati. Il calendario della manifestazione non è stato ancora ufficializzato, ma gli eventi in cantiere sono diversi. L'arrivo della bandiera, esposta nell'ultima edizione presso il Vittoriale di Vittorio Veneto, nei comuni darà il via all'iniziativa. Nei giorni successivi poi ci saranno convegni, tavole rotonde e un tour nei 4 capoluoghi di provincia. A Pescara potrebbe tenersi un incontro tra l'associazione, la Regione Abruzzo e i comuni certificati. Noi vogliamo con questo evento far capire che l'Abruzzo è particolarmente attrattivo, particolarmente anche bello e può fare tanto di più di altre regioni. L'evento servirà anche ad ascoltare le esigenze che da troppo tempo attanagliano i centri interni dell'Abruzzo, oltre ad assisterli in ogni tipo di iniziative messe in atto dal governo nazionale, soprattutto nel reperire fondi che arrivano dal piano di ripresa e resilienza. L'Abruzzo c'è al fianco dell'Associazione dei Borghi Più Belli d'Italia come capacità, si diceva il video, di tutelare le nostre identità, le nostre autenticità e la nostra, nostro essere rimasti in tante parti incontaminati negli anni, nei secoli, ma certamente l'essere incontaminati molto spesso corrisponde alla mancanza di infrastrutture, mancanza di opportunità lavorative. A settembre del prossimo anno, come sottolinea il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsiglio, la speranza è quella che la pandemia sia solo un brutto ricordo e si possa tornare a partecipare ad eventi in totale libertà. La speranza è di avere davvero decine di migliaia di persone che possano animare i nostri borghi, a cominciare da Abateggio e Caramanico, ma non solo, perché poi chi viene qui e ci passa qualche giorno a poche decine di chilometri già ne trova molti altri, già di quelli dell'associazione, e comunque tanti centri che pur non facendo parte dell'associazione sono comunque borghi bellissimi e tutti meritevoli di essere visitati.